Io in questo momento mi trovo ad Adrano, in provincia di Catania. Davvero curiosa questa città perché fu fondata come subcolonia siracusana nel 400 a.C. con il nome di Adranon, dedicata al dio Adranos, il dio della guerra o il dio del fuoco, associato in qualche maniera al dio Efesto. Questa città passò poi sotto i Normanni con il nome di Adernò e qui difatti si può notare il castello normanno, molto simile per fattezze a quello di Motta Sant'Anastasia o quello di Paternò, realizzati dal conte Ruggero I per controllare al meglio quest'area, la Valle del Simeto. Bene ragazzi, io adesso mi trovo in corrispondenza del Ponte dei Saraceni, un ponte costruito in epoca romana e poi successivamente riadattato in epoca normanna. Ponte che fu utilizzato per collegare la città di Troina, la capitale dell'impero normanno, con le città di Adrano e Paternò, anch'esse sotto l'impero normanno di Ruggero I. Una cosa davvero interessante è che questo ponte scavalca un tratto delle forre laviche del Simeto, ossia delle gole tra i 5 e i 15 metri che il Simeto ha scavato all'interno del basalto lavico, formatosi a seguito di colate laviche provenienti dall'Etna. Qui si possono vedere un piccolo assaggio delle forre laviche, anche se si possono vedere anche altri tratti di forre laviche più nei territori di Bronte. È davvero curioso a livello estetico perché si può notare il contatto tra rocce sedimentari e basalto lavico, guardate. Non molto lontano dal Ponte dei Saraceni vi è la Valle delle Muse, un posto veramente spettacolare dove il fiume Simeto forma un'ansa naturale, quasi un laghetto naturale davvero davvero incredibile. Ma perché proprio Valle delle Muse? E adesso ve lo spiego, prima però dobbiamo scalare questo enorme blocco di arenaria. Ok ragazzi, adesso mi trovo sulla cima dell'enorme blocco di arenaria. Qui sono state trovate due enormi vasche, una quadrangolare e una rettangolare più piccola, entrambe unite da un foro circolare, e queste due vasche danno sul fiume Simeto. Si pensa che questo fosse un altare dove venivano realizzati dei riti propiziatori o dei sacrifici in onore del dio Adranos, il dio del fuoco, oppure in onore dei fratelli Palici, gli stessi fratelli di cui vi ho parlato quando mi trovavo a Mineo, nell'area archeologica di Palichè. Probabilmente il rito consisteva nell'uccidere alcuni animali e il sangue che si accumulava in queste vasche cadeva nel fiume Simeto in maniera tale da rendere fertile il fiume stesso. Infatti alcuni pensano che questi riti venissero realizzati non tanto al dio Adranos, perché non vi è una grande attinenza con il dio del fuoco, quanto al dio Simeto, che viene menzionato persino da Ovidio nelle Metamorfosi. E non molto lontano da Adrano vi è il Monte Torchio, o Monte Turchio, uno dei tanti crateri avventizi dell'Etna, alto circa 1300 metri, un po' come il Monte Serra, che abbiamo visto a Via Grande, o i Monti Rossi, che abbiamo visto a Nicolosi. Da qui si gode veramente un panorama mozzafiato sull'Etna, che tra l'altro è completamente innevata, guardate.